Boom, 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 boom. You got your boy child coming. Now, buddy was muddy way don't before I came along. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. Gianfranco Piria presenta Me and Blues. Eccoci qui carissimi amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Da oltre 20 anni figura di spicco della scena rock blues europea, Sam Webster si è fatto notare per un'espressiva voce e uno stile chitarristico molto interessante, che oltre che ai grandi padri del blues deve molto al suo idolo Eric Clapton. Thriller Night Live è stato registrato nel corso di 3 serate nel marzo del 2019. Con una band assemblata, Webster pesca dal repertorio dei suoi album e aggiunge cover di John Mayer e Kate Urban. A mio parere uno dei dischi più interessanti per quanto riguarda il rock blues usciti nel 2022, un anno importante che ha visto molte produzioni dopo il grande stop del lockdown. You Got To Know, qui a Me and Blues, Sam Webster. Maybe it's time
get another drink in. Cause if you carry on, you'll be sinking too. Mr. Hillbrown Boss, baby. Originario di Dallas e figlio d'arte, il padre, Doyle Senior, è stato il batterista di Freddie King. Con un simile background, Doyle, figlio, non poteva che diventare un musicista di razza, chitarrista, autore, produttore. La sua carriera è iniziata in tour con la band di Jimmy Vaughan. Successivamente, grazie alle prime due vere proposte di collaborazione, la sua vita artistica cambiò totalmente. Appena trentenne, viene chiamato da Roger Waters per il tour In the Flesh. L'altra era appunto con Clapton per la registrazione delle chitarre in due brani nell'album Reading Quid King, frutto della fortunata collaborazione tra Slowhand e Sua Maestà B.B. King. Insomma, un chitarrista di tutto rispetto. That's How Strong My Love, qui a Me and Blues. If I was somewhere up there, I'd go with love most everywhere. I'll be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around, yeah. That's how strong my love is. That's how strong my love is. Strong my love is. Okay. I'll be the weeping willow drowning my tears. You can go swimming when you get here. I'll be the rainbow after the tears are gone. Wrap you in my colors and keep you warm. That's how strong my love is. Strong my love is, yeah. That's how strong my love is, oh baby. That's how strong my love is. I'll be the ocean so deep and wide. I catch the tears whenever you cry, baby. I'll be the breeze after the storm is gone. To dry your eye, I love you warm, yeah. That's what my love is. That's how strong my love is.
lovey, oh yeah. That's a song my love is. That's a song my love is. There, I'd go with love most everywhere. I'll be the moon when the sun goes down, just to let you know I'm still around. That's the song my love is, oh baby. That's the song my love is, hey. That's how strong my love is, oh. That's how strong my love is. State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Nato nel 1951 in California, William Clark era l'erede di Chicago dell'armonica blues amplificata. Da giovane suonava la chitarra e la batteria, amava il rock and roll, ma molto più gli standard blues. Il suo maestro è stato il grande George Harmonica Smith, che puntò molto su di lui in quanto vide delle notevoli qualità. Successivamente James Cotton, Junior Wells, Sonny Boy Williamson hanno avuto un grande ascendente su di lui. Clark è stato un testimone fondamentale
fondamentale quando il blues è diventato elettrico a Chicago, perché stare al passo con la chitarra elettrica, l'armonica doveva essere amplificata. Lollipop Mama, William Clark, qui a Me and Blues. Big fat mama, she called me her lollipop. When she started loving, she never noticed when to stop. She a hot lover mama, she loved me both night and day. She a hot lover mama, she loved me both night and day. Well, I'm so scared my lollipop gonna melt away. She shake like jelly, a jelly don't shake itself. Well, she shake like Dilly, it don't shake itself. She shake for me and shake for nobody else. Well, we rock every morning, rock every midnight too. Yeah, we rock every morning and every midnight too. I don't wanna complain because she might start by two. She almost break my back. I said, slow down, baby, darling, you's hurting me. Well, slow down, baby, darling, you's hurting me. I feel so good from my head down to my feet. Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Charlie Munzel-Guiert trascorre molto della sua gioventù a Memphis fino a quando si sposta a Chicago. Qui si avvicina sempre di più al mondo della musica e comincia a conoscere bluesmen come Muddy Waters, Junior Wells, Sonny Boy Williams, Buddy Guy, artisti che gli hanno dato la spinta per continuare. Nel 1966 esce il suo primo album, che fu un vero successo veramente interessante, che gli spianò la strada verso una carriera veramente invidiabile. In quel periodo è stato uno dei primi dischi più ascoltati nelle radio di San Francisco. Un armonicista unico, esempio per molti amanti e professionisti del piccolo strumento. Blues Why You Want Me, Charlie Munzel-Guiert. Yeah.
you stay so long? Blues, why do you worry me? Why do you stay so long? You came to me yesterday, you stayed the whole night long. I wouldn't listen to my people, my friends and nobody else. I wouldn't listen to my people, my friends and nobody else. I had to make mistakes in life, I had to learn it all for myself. All right. I used to drink to keep from worrying. Now I ride from town to town. Don't the highway look lonesome when the sun is sinking down? So long. You came
to me yesterday. He stayed the whole night long, that's all right. Junior Wells è stato uno dei pionieri dell'armonica. Pensate che dopo la sua morte è stato sepolto insieme a un vassoio di armoniche. Basta questo per rendersi conto dell'importanza del musicista. Comincia a suonare a 7 anni e già nel 1952 sostituisce Little Walt e qui comincia a registrare qualcosa. Suonò anche con Muddy Waters in alcune sessioni della Chess Records. Ha continuato ad esibirsi e a registrare con tanti altri, in particolar modo per Buddy Guy, un punto di riferimento sulla scena blues americana. Ha strizzato anche l'occhio al rock durante i tour con i Rolling Stones. Mystery Train è uno standard blues, qui insieme a Corey Harris e a Bob Margolin. Junior Wells, qui a Me and Blues. Give me.
But you can give it to the birds and bees. I need some money. Need some money. Oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. Need some money. I need some money, honey. I need some money right away. I need some money so bad. I need some money. Oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money. I need money. Yeah, what I want.
I need some money, honey. I need some money so bad. All of my bills behind. I need some money right now. I know your love is so good, baby. I need some money. Oh yeah, what I want. I need some money. I need some money. What I want. State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Su Albert Collins durante il corso della nostra trasmissione abbiamo detto fiumi di parole, ma è giusto che sia così. Stiamo parlando di una leggenda, compositore, cantante e torrenziale chitarrista di blues, amante anche delle incursioni nel mondo del rock blues. Albert Collins diventa presto un esempio da imitare. Lo stesso Jimi Hendrix lo giudica uno dei migliori chitarristi al mondo. Cresciuto nel Texas rurale, si trasferisce a 9 anni a Houston, città dove muove i primi passi musicali, imparando a suonare inizialmente il pianoforte e in seguito la chitarra. Con la sua inseparabile chitarra Fender Telecaster viene soprannominato in futuro The Master of Telecaster. Break, Albert Collins, qui a Me and Blues. Thank you.
Stevie Ray Vaughan aveva suonato in Texas per anni, prima di diventare famoso nel 1983 quando incise per David Bowie la chitarra solista di Last Dance, con quel suono pungente che ricordava molto di Albert King. E così si racconta che la prima volta che incontrò Albert King, Stevie Ray Vaughan era contentissimo di vederlo. Albert era nei camerini, seduto a caricare la sua pipa, non si alzò, non gli strinse la mano, si limitò a fissarlo e dirgli: «Steve, mi devi $50,000, era il prezzo per aver imitato il suo stile». Pare che Vaughan pagò. Nasce così una vera amicizia ed un grande disco. In Section rappresenta il punto di svolta per molti chitarristi, ma soprattutto la semplicità e il rispetto di un chitarrista emergente come Stevie Ray Vaughan verso una leggenda come Albert King. Ask me no question. Albert King e Stevie Ray Vaughan qui a Me and Blues. Woman, and let you know just how I feel. Or you tell me if I don't like it, tell it someone else out there will. Oh, isn't that wise to you, woman? You're not the only bird that flies in the sky. Oh, don't ask me no questions, darling. You know I won't tell you no lie, because I for your arms to be round me and your lips to be close to mine. Oh, I want to love you, woman, and be with you all the time.
Ultima parte di trasmissione dedicata ai numeri uno della chitarra. Per concludere questo trittico non poteva mancare Freddie King. Credo che senza la sua esistenza molti attuali chitarristi non sarebbero arrivati in cima al mondo. Uno su tutti Eric Clapton. Negli anni d'oro del blues esisteva uno scambio di brani non proprio indifferente. Willie Dixon, storico contrabbassista blues, ha scritto pagine indelebili del blues. Un brano tra i più noti e tra più rifatti, questa I Just Want to Make to Love to You. Questa è una versione bellissima di Freddie King qui a Me and Blues. Make my bread.
let me make love to you, baby. I just wanna make love to you. I just wanna make love to you, baby. Oh, baby. Can you help me, baby? I wanna make love to you, honey. Just let me make love to you, baby. Conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues. Avete ascoltato? Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.